Perché oggi siamo qui? Una sola parola: comunicazione. Perché la penso in testa in un modo e poi la dico diverso. E amministrare un piccolo paese potrebbe sembrare una cosa semplice, in realtà questo non è assolutamente un compito facile. Ci sembrava giusto ed importante andare a trasferire il più possibile tutto quello che veniva fatto e che viene fatto ancora oggi all'interno di queste mura alla cittadinanza. Bisogna fare delle scelte e non sempre le scelte sono facili da fare e soprattutto non sempre le scelte sono giuste. Noi abbiamo dovuto imparare praticamente tutto perché eravamo tutti alla prima esperienza, quindi si è dovuto capire come funzionava la macchina nell'ambito di un comune. La pandemia poi sicuramente non ci ha aiutato, ha destabilizzato tutto quel poco di concreto e tutto quel poco di certo che eravamo riusciti a mettere in cantiere. Si lavora tutti i giorni per far sì che Scalenghe sia un posto, oltre che bello e pulito, sia un posto in cui sia bello vivere. Questa era una delle prerogative del nostro gruppo. Ci abbiamo provato, ci stiamo provando. Abbiamo fatto tanti passi. Amministrare vuol dire prendere decisioni. L'impegno del gruppo è quello di continuare a creare, continuare a lavorare intensamente per la comunità, per il miglioramento delle infrastrutture, per il miglioramento dei servizi ed anche per rendere sempre più Scalenghe vivibile, un paese veramente, veramente bello. Negli anni abbiamo cercato, oltre ai canali tradizionali, abbiamo introdotto l'utilizzo dei social, abbiamo cercato in questo modo di raggiungere anche i più giovani, perché i ragazzi e le ragazze del nostro territorio possano in qualche modo capire meglio che come funziona una macchina comunale e quali sono i meccanismi che la compongono. Io credo che per combattere le critiche, per combattere le polemiche, l'unica soluzione sia quella di lavorare, far vedere che lavori intensamente, ma dimostrarlo con i fatti. A coronamento di tutte le opere di infrastrutture e di servizi sul territorio, una grande fetta di importanza ce le hanno sicuramente le manifestazioni. Latte e formaggio è una di queste, forse è la nostra iniziativa di punta. Sono iniziative che abbiamo fatto e che vogliamo fare per valorizzare il nostro territorio. Oltre a creare e a potenziare il senso di comunità, in questo caso abbiamo sempre cercato di trasformarle come valore aggiunto. Per creare interesse nelle persone, nei nostri cittadini e anche per far conoscere il nostro piccolo paese. Cosa che personalmente, ma penso anche come gruppo, abbiamo sicuramente imparato, che in questo caso il comune o l'amministrazione da sola non è niente e non può assolutamente nulla. Per creare manifestazioni, per creare eventi, servono associazioni, servono gruppi di cui questo comune fortunatamente è molto fornito. La parola gratitudine è una di quelle che
così ci ha accompagnato in questi 4 anni. Il dover dire grazie è per me fondamentale, lo è stato per la nostra amministrazione, perché con l'aiuto di tanti siamo riusciti a fare qualche cosa, forse non tutto quello che era nei nostri programmi, ma buona parte l'abbiamo realizzata. Quindi grazie a tutti i componenti dell'associazione, grazie a tutti i volontari che hanno dedicato del loro tempo, grazie a tutti i consiglieri, grazie agli assessori, grazie a ognuno di quelli che nel nostro piccolo paese hanno fatto la loro parte. Servono non solo le braccia e le gambe dei volontari, delle associazioni, ma serve anche la testa, servono anche le idee, servono anche i concetti per portare avanti qualsiasi manifestazione, qualsiasi tipo di progetto. Credo che la figura del sindaco vada sempre più evolvendosi, sempre di più. Un sindaco non deve essere una figura istituzionale, o meglio, deve continuare a esserlo, ma deve scendere in campo, deve dare la dimostrazione ai propri cittadini di essere uno dei tanti cittadini e soprattutto deve dimostrare che se ognuno fa la sua parte riusciremo magari a realizzare dei sogni che abbiamo nel cassetto. In questi 4 anni per Scalenghe sono stati stanziati 7 milioni di euro derivanti da bandi a cui abbiamo partecipato, richieste di finanziamenti a fondo perso che sono arrivati per il nostro piccolo paese. Parte di questi si sono già concretizzati in piccole opere, ma la maggior parte dei soldi arriveranno nel 2023-2024 e lì vedremo sì crearsi delle grandi opere. Credo che oggi Scalenghe abbia un suo piccolo ruolo anche nel Pinerolese. Molte nostre iniziative, certi modi di fare, in un certo qual senso sono stati spunto anche per altri comuni per fare delle cose similari. Ci siamo confrontati, stiamo anche con il distretto del cibo facendo delle attività con gli altri. Vado fiero della creazione di Canosta, che è a mio avviso una cosa importante nel nostro comune. La comunità energetica nata a Scalenghe e ora ha un ruolo importante in tutto il Pinerolese. Credo che il nostro piccolo paesino nell'ambito del Pinerolese oggi abbia un suo ruolo. Gli ultimi anni vogliamo ricordare svariate attività per giovani e meno giovani, non solo come destinatari ma anche come organizzatori attivi di promozione di quelle che sono state queste grandi attività. Dobbiamo credere nei giovani, i giovani hanno entusiasmo, hanno voglia di fare, bisogna riuscire ad avvicinare i giovani anche alla cosa pubblica, a fare gli amministratori. Io ho un bel gruppo di giovani che sono vogliosi di andare avanti, un bel gruppo di giovani che mi aiutano e ci aiuteranno a far sì che il nostro comune sia sempre, sempre migliore. Possiamo dire ad esempio il Festival della Musica di settembre. Il 25 novembre. O addirittura il cammino che si fa tutti gli anni con i 18enni con il treno della memoria. Scalenghe deve essere un posto bello anche per loro e deve essere piacevole starci e viverci alla stessa maniera.
credo che sia ora di cominciare a far sì che quello che si è seminato porti frutto. La panchina gigante sicuramente è un simbolo di quello che è la promozione di un territorio, in questo caso di Scalenghe. Assieme alla Via delle Risorgive, alla nostra bellissima pista ciclabile, speriamo che non solo chi vive al di fuori di Scalenghe possa percepire e recepire quali sono le cose belle di questo territorio. Credo che tra 4 anni, tra 5 anni, Scalenghe sia veramente quello che era nei nostri desideri, un paese dove sia più bello vivere. Che tutti gli scalenghesi possano portarsi nel cuore un bel paese, un bel posto dove vivere.